Oggi 8 marzo, festa della donna, ma di festa non possiamo parlare perché abbiamo vicino in Ucraina una guerra che ci riporta morti e distruzioni. Noi Umiwill abbiamo chiaro due parole, che sono pace e libertà, e vogliamo che queste due veramente prevalgano su questa situazione attuale. 8 marzo vuol dire anche ricordarsi di una tragedia sulla sicurezza, avvenuta più di 100 anni fa, nel 1908, a New York, un'impresa tessile dove morirono tantissime donne rimaste bruciate all'interno della loro fabbrica. Questo ci riporta al problema della sicurezza. Il problema della sicurezza in Toscana ha avuto molti echi, in particolar modo sulla situazione che è capitata alla povera Luana Dorazio, che è morta in una fabbrica a Prato, proprio stritolata da un macchinario. Un macchinario che era stato trasformato per aumentare la produttività e quindi aumentare il profitto di quell'azienda. Quindi il profitto che vince sulla sicurezza della lavoratrice. E questo è un problema importante e l'8 marzo oggi lo dobbiamo ancora più ricordare perché il problema della sicurezza riguarda anche le donne. E l'altro aspetto dell'8 marzo sono le violenze sulle donne. Non è più possibile ancora vedere tutti i giorni e leggere violenze su violenze e femminicidi. Questo vuol dire che molto probabilmente il processo legislativo non è stato completato. Serve ancora maggior più repressione, ma anche prevenzione, maggior prevenzione e quindi politiche di prevenzione e quindi risorse dedicate a questo tema. L'altro aspetto è il lavoro. Ancora oggi la donna non trova lavoro e posti di lavoro come un uomo, non riceve salari uguali a un uomo e non ricopre posizioni di vertice come un uomo. Sono tre problematiche che devono essere risolte. In Toscana abbiamo una popolazione femminile che è superiore a quella maschile e nonostante ciò solo il 15% delle donne è in posizioni di vertice all'interno delle aziende toscane. C'è tanto lavoro da fare, quindi l'8 marzo deve segnare questo, deve segnare l'inizio per trovare delle soluzioni su questi temi che ho appena detto. E dobbiamo fare uno sforzo tutti insieme, in particolar modo la UIL lo deve fare. E anche all'interno della UIL abbiamo bisogno di più donne, che dovranno essere sempre più presenti nei nostri organismi. Noi come UIL Toscana faremo la nostra parte su questo, perché è fondamentale la presenza della donna, perché senza la donna non si riesce a completare il processo di tutela dei lavoratori e raggiungere gli obiettivi che vogliamo raggiungere. Quindi l'augurio mio e della UIL Toscana è di riprendere oggi questi temi e di tenerli presenti tutti i giorni e non solo 8 marzo.